Salve, oggi vi parlo di questo libro qua, Bugiarda, di Hulda Goshen. Abbiamo già parlato di un libro di questa autrice, e Svegliare i leoni, ve ne ho parlato non molto tempo fa. E mi è venuta la curiosità di vedere anche un altro libro da lei scritto e, seguendo alcune indicazioni, ho trovato questo. Ne ha fatti due, non ne ha fatti due, oltre a quello che abbiamo già visto, Bugiarda. Ed è interessante questo libro, è una storia un po' strana, è la storia di una ragazza un po' grassottellina, un po' bruttina, insomma una che non viene mai considerata, che per un equivoco, lei lavora in una gelateria, è una studentessa, ma insomma si guadagna qualcosina lavorando in una gelateria, ha un diverbio con un cliente che la insegue per farsi dare indietro dei soldi in una... nel cortile subito fuori, e a un certo punto lei urla, fa un urlo terribile quando il cliente si avvicina e tutta la gente arriva, e in qualche modo qualcuno le chiede: ma ti ha toccata, ha fatto qualche cosa, ha fatto una minaccia di carattere sessuale? Le risponde di sì, un po' frastornata, poi arriva altra gente, insomma a un certo punto si trasforma questa situazione in un, come dire, in una valanga che non è più fermabile. E naturalmente non è successo nulla, lei dice di sì, poi viene interrogata dalla polizia, continua a mantenere questa bugia in fin dei conti. L'uomo, che era un cantante ex di successo, che è, insomma, implicato in questa faccenda, viene in qualche modo innanzitutto messo in galera, poi processato, e lei continua a mantenere questa bugia, cioè il fatto che sia successo questo. Ma diventa quasi un modo per emergere dalla sua, dal suo anonimato, no? Viene chiamata a partecipare a trasmissioni televisive, in qualche modo diventa un influencer, gli regalano dei vestiti sperando che li metta, che faccia dei selfie, e trova l'amore o comunque insomma un rapporto con un altro ragazzo, anche lui come dire anonimo, il quale sa la verità perché l'ha visto. Lui abitava al quarto piano, dal quarto piano ha visto tutto e ha visto che non è successo niente, e quindi insieme condividono questa bugia, e questa bugia va avanti e si somma ad altre bugie. Nessuno scopre finora. Ci si avvicina al momento del processo, l'accusato è disperato naturalmente. A questo punto si inserisce un'altra faccenda di una signora anziana che vive in un pensionato per anziani, è amica di una sopravvissuta ai campi di concentramento, diventano molto amiche. A un certo punto questa sopravvissuta muore e immediatamente, casualmente, rimane all'amica rimane in tasca il telefono di questa sopravvissuta morta, e riceve una telefonata dicendo: domani mattina siamo pronti a partire per una visita ai campi di concentramento, mi raccomando venga all'orario, eccetera. E lei che cosa fa? Fa finta di essere l'amica morta, quindi un'altra bugia. Facendo finta di essere l'amica morta, inizia una sorta di seconda vita come sopravvissuta. E incontra, nel viaggio che fanno in Polonia ad Auschwitz, incontra questa ragazza, la ragazza di cui parlavamo prima, e mescolano le loro bugie praticamente, e si va avanti così, tutta una storia di queste bugiarde che sono diventate due. E poi naturalmente la storia è un epilogo che io non vi racconto. E il libro è tutto qua. Allora, la prima parte del libro a un certo punto sembra un po' faticosa ad andare avanti, no? Però quando nella seconda parte, quando si unisce la seconda storia, la seconda anziana signora bugiarda, e si mescolano le storie, diventa veramente appassionante, e uno continua a leggerlo anche perché vuole sapere come va a finire. Cioè, è stata una bella idea questa seconda, se no si poteva anche perdere la storia della prima. Ecco, questo mescolamento è il libro si legge abbastanza bene, però io non lo definirei un capolavoro, sono 250 pagine, però insomma
vale la pena di leggere. Bene, buona lettura, ripeto, Bugiarda, Ayelet Gundar Goshen, spero di aver pronunciato bene la, il nome dell'autrice, la Giuntina, vediamo se è la Giuntina editrice, specializzata in libri di, legati alla tradizione ebraica, moderna e antica, e ancora buona lettura.